rassegna stampa di oggi, 14 maggio 2018. Questa è la prima edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Governo finito a vertice Salvini Di Maio, intesa sul programma quasi raggiunta, hanno detto, poi chiamano il Colle, pronti a riferire. Attesa per la seconda bozza del programma, Castelli del Movimento 5 Stelle dice non ci sono punti dove non siamo d'accordo. Centinaio da Lega dice il Presidente, decidono i due leader che hanno lasciato il summit nel primo pomeriggio per andare a discutere di nomi in centro a Milano. Poi la telefonata al Quirinale, le dichiarazioni. Faremo un solo nome e sarà politico. PD, il piccolo Nazareno di provincia, eletto a capo della Fondazione Rossini, scelto dal sindaco di Pesaro, Federissimo Di Renzi. Lo storico braccio destro di Berlusconi guiderà l'ente nel 150° della morte del compositore. Aria di tempesta dentro un partito che è in una delle regioni rosse in crisi. Tanto che la sindaca di Ancona, candidata al secondo mandato a giugno, ha chiesto ai dirigenti nazionali di non partecipare alla campagna elettorale. Padova, quattro operai investiti da una colata di acciaio liquido, due sono in gravissime condizioni, ustioni sul 100% del corpo. L'incidente alle 7:50 del reparto fonderia, gravissimi due dipendenti dello stabilimento, 70% del corpo ustionato per un operaio della AIAMA, ditta che lavora in appalto. È stato un cedimento strutturale, raccontano fondi sindacali al fattoquotidiano.it. In due sono stati investiti dalle Recalda, uno di loro era incosciente mentre l'altro è riuscito ad avvisare la moglie. Israele, palestinesi pronti a insorgere contro l'ambasciata USA a Gerusalemme. Con Trump si schierano quattro paesi europei. Freme Israele, protestano i palestinesi per l'inaugurazione della nuova sede diplomatica USA che Trump ha deciso di spostare nella Città Santa, riconoscendone di fatto possesso e l'autorità solo agli israeliani. Si temono scontri, militari in allerta. I quattro paesi dell'Unione Europea su 28 vanno a dare manforte presenziando la cerimonia di lunedì. Sono Austria, Romania, Repubblica Ceca e Ungheria. Iran, Trump verso sanzioni ad aziende dell'Unione Europea. L'Italia rischia scambi per 3 miliardi. Il regime dà 60 giorni per salvare l'accordo. Credo che alcuni paesi europei finiranno per sostenere gli Stati Uniti, nonostante i commenti dei loro leader contro il ritiro USA dell'accordo sul nucleare con l'Iran, lo dice il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton in un'intervista alla CNN. Potenziale impatto forte per il nostro paese che è presente nella Repubblica degli Ayatollah con Eni, FS, Ansaldo, Danieli, Fatah, Maire, Teknimont e Imergas. Bene, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Vi ricordo che in studio con voi vi è Rosario Moreno e vi auguro un buon proseguimento con la programmazione.